Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alla cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono cannella, latte intero, zucchero, vanillina, tuorli d'uovo e panna. Le specifiche degli ingredienti le troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale il latte intero. La panna. I tuorli. Lo zucchero. E la vanillina. E andiamo a cuocere per 6 minuti a 80 gradi, velocità 3. Il nostro composto è pronto. Andiamo a prendere una vaschetta, depositiamo il composto nella vaschetta, andiamo a immergere la nostra cannella. E lasciamolo raffreddare per un'ora a temperatura ambiente, successivamente per 2 ore in frigorifero e al termine delle 2 ore, togliendo le stecche della cannella, trasferiamo in freezer e lasciamolo raffreddare per 6 ore. Di tanto in tanto mescoliamo il composto con le stecche della cannella. Bene, trascorse le 2 ore in frigorifero, usciamo il nostro composto e con l'aiuto di un mestolino traforato andiamo a rimuovere la stecca di cannella. Dopo aver rimosso tutta la stecca della cannella, anche se resta qualche piccolo residuo, va benissimo. Andiamo ad aggiungere i 10 g di liquore alla cannella e con l'aiuto di un cucchiaino o di una spatola andiamo a mescolare ed amalgamare il nostro composto che andremo a riporre in freezer per almeno 6 ore. Dopo aver mescolato il composto con il liquore di cannella, adesso andremo a utilizzare questo speciale contenitore per andarla a posizionare in freezer. Con l'aiuto di un mestolino andiamo a riempire il nostro contenitore. Dopo aver riempito il nostro contenitore, andiamo a riporlo in freezer per almeno 6 ore, coprendolo con la pellicola trasparente. Dopo aver tolto il gelato dal freezer e dal contenitore, andiamo a posizionarlo all'interno del nostro bimby. Andiamo ad azionare il bimby per 30 secondi a velocità 6, spatolando. Quindi 30 secondi a velocità 6.
Il nostro gelato è pronto, andiamo a riporlo in una coppetta. Gelato alla cannella. Adesso andiamo a preparare la crema di mela e vaniglia che andremo a servire assieme al nostro gelato di cannella. Mettiamo la mela nel boccale. E andiamo a tritarla per 10 secondi a velocità 4. Andiamo a riunire sul fondo la nostra mela. E aggiungiamo il succo di limone, l'acqua e la vanillina. E andiamo a cuocere il tutto per 5 minuti a 90 gradi, velocità 4. La nostra crema è pronta. Adesso andremo a preparare la nostra salsa alla vaniglia e mele. Quindi mettiamo lo zucchero nel boccale. Utilizziamo per 10 secondi a velocità 10. Andiamo ad aggiungere il resto dei nostri ingredienti, il latte intero. Uovo, la vanillina, e la crema di mele che avevamo preparato in precedenza. Cuociamo il tutto per 8 minuti a 90 gradi, velocità 4. Adesso, arrivati a 6 minuti, davanti al misurino aggiungiamo la farina. La salsa di vaniglia e mele è pronta, andiamo a metterla da parte. Gelato alla cannella in sfera di cioccolato fondente con salsa di vaniglia e mele e meringhe dorate. Grazie e alla prossima ricetta!